Eder. Mech. Pallister. C'è stato un terzo arresto nelle indagini sulla scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, il corriere italo-argentino di 40 anni, sparito il 22 maggio scorso, nell'area della Miata. L'ultimo arrestato è un cittadino turco di 28 anni, che secondo il pubblico ministero De Marco, avrebbe partecipato alla rapina di un carico di borse di lusso, del valore di 500.000 euro, che erano trasportate sul furgone guidato da Del Rio. Il furgone è stato successivamente ritrovato bruciato. Il pubblico ministero ha emesso un decreto di fermo per il 28enne turco, a causa del pericolo di fuga. L'uomo è stato identificato dagli inquirenti, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di Arcidosso. Con questo arresto, i carabinieri e la procura di Grosseto ritengono di aver individuato il terzo membro di una banda specializzata in rapine di merce di valore. Tuttavia, le stime investigative suggeriscono che il gruppo potrebbe contare fino a una decina di componenti, con basi operative sulla Miata. I primi due arrestati sono già in carcere, dopo l'udienza di convalida, durante la quale hanno scelto di rimanere in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Uno dei fermati è Clodian Ghioni, un albanese di 33 anni, residente a Castel del Piano, Grosseto. Ghioni è stato identificato come l'uomo che sarebbe salito a bordo del furgone di Del Rio e avrebbe poi effettuato una telefonata al datore di lavoro di Del Rio, fingendosi Ghioni e chiedendo di trasportare alcuni pacchi per conto di una ditta chiusa da tempo. Questa telefonata è stata la prima traccia seguita dai carabinieri per ricostruire la vicenda. Ghioni è stato arrestato mentre stava per imbarcarsi su un volo per Tirana dall'aeroporto di Ciampino. Il secondo fermato è Özgür Bozkurt, un turco di 44 anni, residente ad Arcidosso, Grosseto. Entrambi sono indagati per la rapina di 400 borse della marca Gucci, del valore complessivo di 500.000 euro, destinate a essere consegnate a Scandicci, un importante distretto della moda e del lusso della pelletteria, noto per la presenza dei più famosi brand del settore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.